Grazie signor Presidente, colleghi della Camera, signor Presidente del Consiglio, il gruppo di Fratelli d'Italia, come diranno anche gli altri colleghi dopo di me, la Presidente Meloni, sostiene sulla vicenda ucraina l'azione del governo, la sostiene in maniera responsabile perché crediamo nella legalità internazionale. Pensiamo che il mondo debba essere regolato dalla diplomazia e appunto dal diritto internazionale. Non possiamo tollerare che ci siano nazioni prepotenti che immaginino con la forza di risolvere le questioni, di violare le carte dell'ONU, di calpestare sistematicamente e deliberatamente le convenzioni di Ginevra. Sull'Unione Europea riteniamo da sempre che l'Unione Europea debba allargarsi a tutti i paesi europei democratici che ne facciano richiesta, chiaramente con un protocollo molto chiaro, sempre rispettato, con correttezza, che riguarda le regole che condividiamo. Quindi ci vuole un processo di riforme strutturali lungo e articolato in base al funzionamento socio-economico delle nazioni. Questo riguarda tutte le nazioni e riguarda chiaramente anche l'Ucraina. È chiaro che la vicenda della guerra che sta subendo, ingiusta, non provocata da parte della Russia, che trova le sue origini politiche proprio nella volontà del popolo ucraino di andare verso l'Unione Europea, non può essere messo da parte e quindi va tenuto come elemento politico che può dare un percorso sicuramente dal punto di vista appunto politico, non tecnico, agevolato. E questa ci sembra una logica conseguenza. D'altro canto lei andrà, signor Presidente, lì a Bruxelles, non solo di parlare, per parlare delle posizioni già assunte a tutela del diritto internazionale, dei valori dell'ONU sulla vicenda ucraina, sui quali noi ci troviamo appunto d'accordo, ma lei andrà anche a sostenere le ragioni della solidarietà economica dei popoli europei che con coraggio stanno affrontando questa sfida di una dittatura al mondo libero. E ovviamente con pagandone un prezzo socio-economico. D'altro canto sappiamo che la controinformazione del Cremlino trova molti proseliti in Italia, basta scorrere i siti, i profili Facebook, ma anche alcune dichiarazioni di politici di maggioranza e di opposizione per capire quanto questa azione di propaganda sta avendo successo. Una crisi economica va a favore di questa azione destabilizzante dell'Italia, dell'Europa, quindi ci vuole un impegno forte dell'Europa e chiaramente dell'Italia. Lei deve salvaguardare nell'ambito della coerenza dei valori dell'unità e della solidarietà dell'Unione Europea gli interessi del popolo italiano, quindi noi siamo tra i più colpiti perché siamo tra i paesi più dipendenti, meno indipendenti sul piano energetico, quindi siamo quei paesi che hanno bisogno di una maggiore solidarietà dell'Unione Europea. L'Unione Europea deve significare anche questo, perché chiaramente il popolo che è confuso potrebbe avere altre valutazioni che noi non dobbiamo appunto prendere sotto gamba. Il tema dell'indipendenza energetica ci deve far riflettere, l'Italia sicuramente deve fare la sua parte come hanno fatto altre nazioni, la Francia in testa, dobbiamo riprendere sicuramente lo studio con serietà di un programma riguardante il nucleare, ma in generale ecco, credo che l'Unione Europea debba muoversi anche all'unisono su questa sfida che è probabilmente la sfida di questo secolo. E da ultimo, noi siamo una forza di opposizione, l'ho detto, senza se e senza ma, e non tollereremo che su questa vicenda di principi, di morale, di valori
si possa consumare una battaglia all'interno della maggioranza, e la annunciamo, come ben sa, che noi non faremo da spalla a un governo che, per quanto ci riguarda, non sta insieme senza, per motivi nobili, ma per conservare il governo stesso. E lo si vede, insomma, da quello che accade in questi giorni, una maggioranza eterogenea, gruppi che si spaccano, a dimostrazione che certamente la vicenda sul quale noi sosteniamo moralmente, eticamente e istituzionalmente il governo non debba essere confusa con la dialettica maggioranza e opposizione. Non possiamo accettare che ci sia una speculazione elettorale su temi così importanti da parte di forze politiche di opposizione e di maggioranza.